Buongiorno, buongiorno a tutte ragazze. Oggi vorrei parlarvi di cosa potrebbe succedere se usate la protezione solare dell'anno precedente. Ultimamente, confrontandomi con alcune delle mie clienti, ho scoperto con stupore che diverse stavano usando il solare dell'anno scorso. Ma dopo tutto l'impegno profuso nell'inverno per la cura con la quale abbiamo trattato il viso, no! Parto col dirvi che nonostante sia nuvoloso e piova, la protezione solare sul viso va usata costantemente da marzo a ottobre come una vera preziosa amica per la bellezza della vostra pelle. Va applicata ogni mattina sotto il trucco, anche se non ci si espone direttamente al sole. Dovete sapere una cosa importante: se i raggi UVB provocano danni immediati tipo eritemi, irritazioni, scottature, gli UVA sono ancora più potenti e penetranti, oltrepassano le nuvole, i vetri e sviluppano danni permanenti quali perdita di elasticità, di tono della pelle, comparsa di rughe, macchie cutanee e nei casi peggiori anche tumori della pelle. Siamo esposte non solo quando siamo in spiaggia o in alta montagna, ma anche in macchina, passeggiando, in strada, nel giardino, un po' ovunque. Ora ti spiego perché, se hai ancora il solare dell'anno scorso, li devi buttare. Nel corso di tutta l'estate, il solare viene lasciato sotto al sole in spiaggia, in casa, nell'auto, un po' dove ci capita, è vero? Questo fatto danneggia il prodotto, la stabilità della sua formulazione chimica e i filtri diventano inadeguati e soprattutto insicuri. Il fattore di protezione all'interno del filtro si evapora col tempo. Così, se hai un solare vecchio con una protezione 50, oggi vale forse 15 e di conseguenza non protegge più a dovere. Se invece la lunga durata del prodotto è assicurata da un periodo post apertura lungo e scritto sul cosmetico PAO, significa che all'interno ci sono dei conservanti chimici non proprio amici della tua pelle. Poi un altro aspetto molto importante è che il prodotto viene contaminato dalle nostre mani sporche di sabbia, che è ricca di germi e batteri che poi sotto il sole proliferano. Poi vedi il medesimo prodotto esposto qui nel mio centro, magari te lo sto consigliando, e cosa succede? Ah, ma io ce l'ho, è ancora mezzo pieno, sì, è nel bagno del mio garage. Quindi torni a casa, lo recuperi, lo spolveri pure e in tutta la tranquillità decidi di sparmartelo così alterato ed instabile sul viso. Cosa rischi? Beh, di irritare, sensibilizzare e macchiare la pelle. Nei casi più gravi invece, sfoghi e allergie, addirittura forme d'acne e di secchezza cutanea a volte irreversibili. Se hai ancora qualche prodotto solare vecchio, spalmalo sul dorso delle mani ogni volta che esci di casa per evitare che si formino le discromie cutanee in questa zona così delicata ed esposta. Ora che sai, vale la pena rischiare per una crema solare vecchia? Grazie a tutte e a presto!